Gile gialli di nuovo in piazza per il 21esimo sabato di proteste. Alle 14, secondo il Ministero dell'Interno, i manifestanti erano oltre 6.000 in tutto il paese, metà dei quali nella sola Parigi, cifre contestate dal movimento che nella capitale è stato nuovamente bersagliato dai lacrimogeni ai margini della zona rossa interdetta ai cortei. Il bilancio provvisorio è di 21 fermi e 6 persone multate. Il messaggio è che non cederemo di un centimetro, vogliamo finire quello che abbiamo iniziato per ottenere il nostro referendum di iniziativa popolare, perché fin quando questi politici restano al loro posto non saremo in grado di installare il nostro nuovo sistema. Dunque questa resta una guerra di logoramento, crediamo che solo facendo cadere tutto potremo ricostruire qualcosa. Continueremo fino alla vittoria, non cederemo perché non abbiamo ancora ottenuto nulla. Abbiamo ancora un sistema corrotto, l'elite che governa contro il popolo. Finché l'opinione del popolo non sarà presa in considerazione, finché il popolo non sarà la priorità per questo governo, noi combatteremo. Messaggi inequivocabili alla vigilia della sintesi finale del grande dibattito nazionale con cui il presidente Macron ha cercato di ricomporre le fratture sociali nel paese. Ad oggi l'iniziativa è costata 12 milioni di euro, coinvolgendo 1 milione di cittadini, ma la sua efficacia è tutt'altro che certa.